Buongiorno, oggi è domenica, dovremmo andare all'anteprima del Lucca Comics che fanno qui a Viareggio. C'è stata già ieri, c'è stata l'inaugurazione, c'era il sindaco. Peccato non poterci essere andati ieri, anche perché ieri c'era una giornata bellissima, dopo giorni brutti di pioggia, ieri c'era una giornata splendida, ma purtroppo Marco aveva il corso e quindi non ci siamo potuti andare, ora stavo guardando il cielo e secondo le previsioni oggi non dovrebbe piovere, almeno fino a stasera. Scusate, un pelo di Olaf sul naso. Sta arrivando una nuvola nera che non promette niente di buono. Vabbè, staremo a vedere. Dovrebbe venire anche Francesco oggi, salvo che vada proprio nel panico e cambi completamente idea. Perché ieri sera l'avevo convinto a venire, ha anche invitato i suoi amici, i suoi compagni, cioè non è che li ha invitati, ha detto qualcuno ci va domani. E uno ha risposto che vabbè non sapeva neanche che c'era, quindi ha detto boh, se vuoi però beh. È andato un po' nel panico poi dopo questa cosa, si è un po' pentito averlo chiesto perché vabbè, gli è presa l'ansia. Sono rimasti comunque d'accordo che oggi si risentivano per conferma. Comunque, adesso penso che andremo dai cinesi a prendere altro fondotinta verde perché quel tubettino secondo me non basta. Siamo alle prese con un problema elettrico e avevamo dedotto, forse ve l'avevo detto, che era la presa della lavatrice. Marco l'ha cambiata e è saltata comunque la corrente, il che vorrebbe poter dire che è la lavatrice il problema. No! Niente, purtroppo è confermato, è la lavatrice che non funziona più. Ora, domani pomeriggio andiamo alla lavanderia a gettoni e lavo un po' di cose che ho da lavare. E poi Marco ha detto che là al lavoro hanno sostituito da poco la lavatrice perché la loro si era rotta. Pensavo di prendere quella che è comunque più recente perché questa che avevo io ha 10 anni. È Samsung, quindi prendere quella e far riparare quella. Comunque prima che riusciamo a fare tutto, prenderla, farla riparare, eccetera. Nel frattempo sono senza lavatrice. Comunque, stavo cercando un outfit per oggi perché il vestitino che metto di solito è troppo leggerino. E avevo pensato di mettere questo sopra, ovviamente, con questa gonnellina qua. È mezzogiorno e mezzo, abbiamo mangiato prestissimo e abbiamo portato fuori i cani e adesso Marco è andato a fare il pisolino. Abbiamo mangiato presto apposta, di modo che potesse fare il suo pisolino perché sennò lui è come i bambini, va in crisi, se non fa il pisolino pomeridiano. Ora mentre lui dorme mi trucco io. Francesco non so ancora se verrà perché non ho ancora avuto conferma dal suo compagno di classe se verrà o meno. Volevamo anche andare a fare l'aperitivo vestiti e truccati. Allora, mi sono truccata, ho fatto questo trucco qua, non mi convince molto questa parte, però vabbè. E sto facendo dei panini a Francesco per la merenda e niente, lui non viene. E ha parlato con il suo amico e niente. Ha preferito restare a casa e però si sentono online, giocano su Discord. Ora porto i panini a Francesco, poi mi sistemo i capelli, poi devo truccare Marco, ci vestiamo e andiamo. Ecco qua. Guanti. Corona. Siete pronti a vedere l'orco? Comunque l'orco, ma smettila!
sto facendo una foto. Ah, è vero. Comunque sì. L'orca ha spaccato, sì. C'è successo. Uno che mi ha detto te spacchi. Te spacchi. Quindi vai a trovare da migliorare. Perché da migliorare? No, da migliorare il resto dell'abbigliamento, ah, magari altre cose. Pensavo che avevi da dire il trucco. Trucco? Vabbè. Ciao, buonino, buon migliore. Che capite? Ci hanno fatto un botto di foto. Siamo venuti a fare l'aperitivo, c'è stra pieno di gente, che vergogna! Che godimento! Che bastardo! Gnammi gnammi! Siamo venuti anche alla coppa. Come si diverte lui ad andare in giro al guinzaglio. Al guinzaglio. Guinzaglio. Siamo passati al McDonald's a prendere due panini per Francesco e poi lì alla festa gli ho preso tre manga. Spero che vi piacciono. Allora, scusate, intanto mi tolgo le orecchie che non le sopporto più. Oh, che bello! E siamo stati anche alla Coop, fortunatamente era deserta, anche a questo la stavo per chiudere, però i cassieri che ci conoscono, ci hanno visti, sono rimasti così, e poi un paio di persone che erano lì dentro ci hanno fatto i complimenti. Comunque siamo andati a prendere la cena praticamente, perché a Francesco appunto abbiamo preso due panini a McDonald's, così può mangiare, quell'altro giorno me li aveva chiesti, e io mi sono presa questa qua, la fregola. Mai mangiata, cioè non sapevo nemmeno che esistesse questo cereale. Fregola con zucca e fela. Proviamo. E Marco invece si è preso questo zucco qua con farro integrale. Sembra buona questo qui. E poi si è preso anche una ricotta che ci fa merenda. Vado a spogliarmi, a fare la doccia. Penso che i capelli non li laverò. Miracolosamente la portinaia mi ha chiamata. Giusto 10 minuti prima stavo dicendo a Marco: non mi ha chiamata nemmeno questa volta, mi chiamerà domani mattina all'ultimo momento. E invece mi ha chiamata verso le 7:10 per dirmi di domani, che tra l'altro mi aveva già pagata. E quindi niente, ci vado all'una. Comunque, questa anteprima del Lucca Comics a Viareggio è stata molto carina, perché c'era tantissima gente, pochi cosplay sinceramente, qualcuno c'era ma pochi. Il tendone, il capanno, non mi viene la parola, comunque era molto piccolo alla fine, c'era pochissime cose dentro, fortunatamente c'era quello con i fumetti, almeno ho potuto prendere i fumetti a Francesco, che era stracontento, glielo ho portati, era felicissimo. Ah, che bello, doccia fatta, pigiama messo. Ah, tra l'altro non vi ho detto che praticamente Marco si è messo una corda al collo, io lo tenevo tipo al guinzaglio. A un certo punto c'erano delle bambine che volevano fare la foto con me. Allora il papà è venuto da me a dire: scusa, vorrei fare la foto con le bambine. E si rivolge a Marco e gli dice: niente contro di te, scusa, anzi te spacchi di brutto. Però le bambine volevano fare la foto solo con lei. E quindi ho fatto la foto con le bambine e poi il papà e altri suoi amici, altri papà, hanno fatto la foto tutti insieme a Marco. Marco ha riscosso veramente un sacco di successo con quel trucco. E domani c'è allerta meteo e stavolta chiudono le scuole. È sempre allerta arancione, quindi non so come mai questa volta le chiudono, però meno male, perché domattina Marco non c'è, saremmo stati a piedi. Infatti ero entrata in bagno per fare la doccia e ho avuto Francesco col boccone in bocca perché stava mangiando il panino, tutto contento a dirmi che domani la scuola è chiusa per l'allerta meteo. Sono andata a controllare ovviamente, poi è anche apparso sul registro della scuola, mi è arrivata la notifica. E niente, quindi domattina si dorme, che bello! Ora vado a scaldarmi quei cereali, mangio. E niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.